Salute in Onda, il podcast di Medicina Moderna. In questa puntata cerchiamo di capire perché la colazione sia uno dei passi più importanti della giornata. Lo facciamo insieme al dottor Manuele Perdoncin, biologo nutrizionista. Buongiorno dottore, grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Allora dottore, perché è importante fare colazione? Allora, innanzitutto mi dispiace far cadere un mito, ma la colazione negli ultimi anni diciamo che è stata un po' rivista e non viene più considerata come il pasto più importante della giornata. L'errore era nato da un errore di interpretazione, nel senso che chi faceva colazione si era visto che era mediamente più in forma di chi invece non la faceva, per cui da qui si è dedotto che fare colazione sia un qualcosa di necessario e utile al fine del mantenere una forma fisica idonea. In verità questo è stato appunto un errore di interpretazione, perché coloro che erano più in forma lo erano non tanto per la colazione quanto per una serie di abitudini che avevano acquisito durante l'arco della giornata, e quindi probabilmente anche non facendo colazione sarebbero rimaste in forma. Comunque fare colazione non è fondamentale per essere in forma, ma allo stesso tempo vale il concetto che per stare in forma non devi evitare necessariamente la colazione. Dipende un po' dallo stile di vita della persona. Benissimo, è bene sfatare anche certi miti, ma quindi che alimenti dovremmo prediligere a colazione? Allora, siccome la colazione si è visto predisporre il metabolismo per le ore che seguono, sarebbe meglio a livello di alimenti prediligere una fonte di proteine, ok? E quindi qui viene subito in mente la colazione salata, ma non necessariamente può essere questa, nel senso che si può usare anche dello yogurt greco, della ricotta, dei pancake, quindi colazioni dolci che però contengono proteine. Oltre a queste serve una fonte di grassi buoni, che possono derivare dalla frutta secca ad esempio, che è un alimento anche comodo da utilizzare. E infine li tengo per ultimi, anche se normalmente si tende sempre a utilizzarli in maniera eccessiva, i carboidrati, che anche loro devono essere presenti, però non in quantità predominante come solitamente si tende a fare, ma devono essere presenti insieme anche agli altri due nutrienti come le proteine e i grassi. Quindi lei si occupa di nutrizione, di alimenti, ci potrebbe dare un consiglio per una buona abitudine alimentare? Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che chi effettivamente ha fame e ha piacere di fare una buona colazione, che la faccia, mentre magari chi non ha fame al mattino può anche saltarla e non andare a forzare la mano nel farla per forza. Se si decide appunto di fare la colazione, alcuni esempi pratici potrebbero essere della ricotta con della marmellata spalmata su del pane magari integrale, potrebbero essere dello yogurt greco con dei cereali e un po' di frutta secca come noci, mandorle, nocciole. Magari nel weekend, quando si ha un po' più tempo, si possono realizzare dei pancake. Per cui ci sono varie opzioni che non necessariamente richiedono tempi lunghi di preparazione. Perfetto, quindi per approfondire l'argomento o prenotare una consulenza potete visitare il profilo del dottor Manuele Perdoncin sul sito di medicinamoderna.tv. Ringraziamo il dottor Perdoncin. Grazie a voi. Perfetto, e grazie anche a tutti voi per averci ascoltato. Salute in Onda, il podcast di Medicina Moderna, l'informazione che ha cura della persona.